Galaxy S24 Ultra completamente scarico. È giunto il momento di effettuare il test di ricarica. Benvenuti amici di PantereNews.com, S24 Ultra finalmente è arrivato. Ho dovuto penare un po' per riceverlo, però insomma è arrivato. Quindi possiamo iniziare con i test. Si è scaricato, devo dire, anche abbastanza velocemente. Vabbè, poi ne parleremo ovviamente nei prossimi video più in dettaglio. Dicevo, quindi andiamo a effettuare il test di ricarica. Batteria da 5000 mAh, quindi è la stessa di quella che troviamo sul dispositivo dell'anno scorso, su quello anche di 2 anni fa. Insomma, la batteria non è cambiata, è sempre la stessa. Velocità di ricarica massima con adattatore compatibile fino a 45 watt. Io oggi per la ricarica utilizzerò un alimentatore originale Samsung da 15 watt. Prima o poi ce la farò a procurarmi anche quello da 25 o da 45. Comunque, andiamo a vedere il test di ricarica e quanto tempo impiega per effettuare appunto una ricarica dallo 0 al 100%. Bene amici, PantereNews.com, è giunto il momento di effettuare la ricarica completa di Galaxy S24 Ultra. Vi mostro, forse nell'intro non si è visto, come si vede è completamente scarico allo 0%. Vado a effettuare la ricarica, sono esattamente le 10. Ho iniziamo il test di ricarica di Galaxy S24 Ultra con alimentatore Samsung da 15 watt. Batteria da 5000 mAh, quindi ci vorrà un po' per la ricarica. E vedremo quanto. Chiaramente si tratta di un alimentatore veloce. Vi mostro di nuovo l'orario, sono le 10 precise. Ci vediamo tra mezz'ora. Bene amici Pantera News, ora è passata mezz'ora, ormai ci siamo praticamente. Ecco, spaccata alle 10:30 precise. Quindi dopo 30 minuti il Galaxy S24 Ultra è passato dallo 0 al 32%, quindi un ottimo range di ricarica. Se continua così, insomma, considerando che la percentuale iniziale a partire dallo 0% impiega sempre un po' di più rispetto al resto della carica, escludendo poi verso il 100%, diciamo che è un buon range. Poi vedremo chiaramente nei minuti, nei prossimi minuti, mezz'ora, nella prossima mezz'ora, a che punto saremo arrivati. Ecco, già siamo al 33%, quindi diciamo, dopo 30 minuti, la ricarica è arrivata al 33%. Ci vediamo ancora tra 30 minuti. Dunque, è passata un'altra mezz'ora, quindi siamo passati dallo 0 al 64% in un'ora dall'inizio della carica. Dunque, anche in questo caso diciamo che il 65%, che il range continua ad essere ottimale, considerando i tempi di carica dei dispositivi Samsung, che non è sempre proprio il massimo, diciamo che sta andando molto bene. Passato dallo 0 al 65% in un'ora è un buon risultato, considerando che sto utilizzando un alimentatore da 15 watt. Chiaramente, con alimentatori più potenti, quello da 25 watt impiegherà meno, e quello da 45 ancora meno. Però, ripeto, la batteria da 5000 mAh in genere sui dispositivi Samsung richiede sempre un pochettino di tempo in più per la ricarica. Ovviamente ci sono poi casi particolari come OnePlus 11 che impiega 27 minuti, o gli ultimi smartphone di Xiaomi con alimentatori e ricariche super veloci che impiegano sempre intorno ai 20-25 minuti. Insomma, per Samsung è un buon risultato. Attendiamo ancora mezz'ora e vedremo poi a quel punto dove siamo arrivati. Sicuramente saremo molto vicini alla conclusione. Staremo a vedere. Sono le 11:30, quindi è passata un'altra mezz'ora e siamo ad 1:30 dall'inizio della carica. E come avevo immaginato, come era facilmente intuibile, siamo praticamente quasi giunti al termine.
Dopo un'ora e mezza c'è stata una ricarica, una carica dallo 0 al 92%, quindi un buon range di carica mantenuto anche nelle singole mezz'ore. Chiaramente a breve arriverà al 100% e quindi faremo un attimo di un recap del tutto. Si è finalmente caricato, è arrivato al 100% Galaxy S24 Ultra. Quanto è impiegato dunque per passare dallo 0 al 100%? Ribadisco sempre, sottolineo 0%, che parto dallo 0%, perché questo è un elemento fondamentale nel capire quanto tempo impiega per effettuare la ricarica completa, perché è molto diverso caricare uno smartphone dallo 0% o dal 10% o partire dal 20%, molto molto diverso, perché così come avviene sul termine della carica, quando siamo in prossimità del 100%, lo stesso vale quando si parte dallo 0%, cioè la batteria impiega un po' a caricare. Questo per non stressare troppo la batteria, è voluto, cioè non è casuale per nulla. Dunque, nella prima mezz'ora il Galaxy S24 Ultra, ovvero la batteria, è passata dallo 0 al 33%, poi quindi con un 33% di carica. Poi è passato nella seconda mezz'ora dal 33 al 65%, quindi con un 32% di carica, quindi diciamo che nei tempi parziali, nella prima ora, bene o male, nei tempi parziali siamo lì, 32 più 32. Più 33 e più 32. Poi c'è stato un leggero calo dal 65 al 92%, c'è stato un aumento del 27% nella terza mezz'ora, quindi dopo un'ora e mezza dall'inizio della carica, e infine è arrivato al 100% in un'ora e 50 minuti. Sì, ci sono voluti ben 20 minuti per caricare dal 92 all'100%. Questo appunto, come vi dicevo, per ridurre lo stress sulla carica del dispositivo. Questo avviene a prescindere dal tipo di alimentatore che si va ad utilizzare. Dunque, è impiegato poi 20, ben 20 minuti per passare dal 92 al 100%, quindi un 8% di carica in 20 minuti. Questo perché, anche qui è voluto, come dicevo all'inizio, la velocità di carica viene rallentata per non stressare troppo la batteria. Dunque, il Galaxy S24 Ultra con batteria da 50 mAh e alimentatore da 15 watt ha impiegato dallo 0 al 100% un'ora e 50 minuti. Bene amici pantherennews.com, con questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche agli altri social, nella descrizione video qui in basso trovate tutti i link, tutti i riferimenti di cui avete bisogno per contattarmi, trovare canali vari, compreso il canale Telegram delle offerte dove trovate tutte le offerte possibili e immaginabili, offerte Amazon del giorno, offerte telefoniche, giochi gratuiti, insomma un po' di tutto su quello che può essere interessante. Per pagare meno, insomma. Un saluto da Gianni Fiore e pantherennews.com e da Galaxy S24 Ultra. Mi raccomando, nei prossimi giorni arriveranno recensioni, prove, test. Non mi perdete nulla, cliccate sulla campanellina e riceverete tutte le notifiche da YouTube. Ciao!